Buongiorno strutturisti, con oggi vorrei cominciare un canale di pillole di ingegneria strutturale e computazionale con l'obiettivo di invogliarvi a leggere l'ultimo mio libro. Comincerei da questo. Può essere che vi sia capitato di domandarvi qual è il numero più piccolo di tetraedri che può stare all'interno di un esaedro o brick e la risposta è 5. Il perché questo può essere importante, lo trovate scritto da pagina 158 del libro. I del Sognocchi, metto il link nel post come al solito. Ciao!